Villa Reale di Marli ha aperto le sue porte per ospitare una mostra dedicata a Mimì Pecci Blunt, celebre nobildonna, mecenate e collezionista romana. Proprio qui, sua residenza estiva, la Blunt ospitò e portò alla fama i più importanti nomi dell'arte, del teatro e della letteratura del Novecento, da Salvador Dalì a Jean Cocteau ad Alberto Moravia. Mimì, Anna Letizia Pecci Blunt, la sua anima in un archivio. La vita, gli appunti e le immagini è il titolo dell'esposizione curata da Roberta Martinelli e che rimarrà aperta fino al 17 dicembre. Quest'anno ricorre il centenario dell'acquisto da parte della famiglia Pecci Blunt della villa e i nuovi proprietari hanno voluto rendere omaggio a Mimì che con determinazione convinse il marito ad acquistarla. Siamo qui a Villa Reale di Marlia perché oggi apre una mostra dedicata a Mimì Pecci Blunt, che esattamente 100 anni fa ha acquistato Villa Reale di Marlia. E in questa mostra si parla in maniera approfondita della sua vita, ma questa mostra sarà anche l'inizio di molte altre attività che riguardano la sua vita, perché la sua vita ha aspetti straordinari che è giusto conoscere. Oltre che dai proprietari Henrik e Marina Grönberg, la mostra è promossa anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dall'Associazione Napoleone d'Elisa, da Parigi alla Toscana. Beh, quando la curatrice Roberta Martinelli ci ha detto che appunto stava lavorando agli archivi di Villa Reale di Marlia, cioè noi come fondazione che sosteniamo l'attività dell'associazione della professoressa Martinelli siamo rimasti assolutamente, diciamo, molto, molto contenti e soddisfatti di questa attività. L'esposizione è ambientata nella nuova ala della palazzina dell'orologio, nella grande cucina al piano terra che era il centro di serate fantastiche che per la prima volta viene aperta al pubblico. Ma siamo particolarmente felici che da oggi qua a Villa Reale sia possibile visitare questa mostra, un grande personaggio che arricchisce il nostro territorio, Capannori, che ci racconta un'epoca in cui Capannori, in particolare Villa Reale al Marlia, fu il centro della vita culturale con grandi personaggi da Salvador Dalì a Moravia e ad altri.